Le prospettive economiche francesi non sono incoraggianti e l'agenzia di rating Fitch taglia la AAA al governo di Parigi. La seconda economia della zona euro aveva già subito il declassamento da parte di Moody e di Standard & Poor's. Quella di Fitch era l'ultima valutazione al top rimasta. Per Pierre Moscovici, ministro delle finanze, lo scenario che il paese si trova davanti potrebbe portare facilmente ad una fase di lieve recessione, con una caduta dello 0,2% del PIL. Il nuovo quadro che si delinea per l'economia francese segnala l'aggravarsi della crisi, una crisi che finora aveva prodotto conseguenze negative inferiori che in altri paesi dell'Unione. I segnali analizzati da Fitch mostrano una tendenza al rialzo del tasso di disoccupazione e parallelamente alla riduzione della base produttiva.